Siamo in compagnia di Lina Arpaia, presidente dell'Auser provinciale, promotrice anche di questi incontri appassionanti, diciamo così, che trattano vari argomenti. Questa sera si parlerà della comunità europea e delle istituzioni. Sono degli incontri che creano davvero un momento di aggregazione e anche di dibattito. Sì, questi incontri fanno parte di una programmazione bimestrale che l'Auser porta avanti ormai da diverso tempo, e stasera parleremo di Europa perché abbiamo ritenuto opportuno approfondire questo argomento, perché molte volte si parla di Europa e si parla male, non si comprende, magari abbiamo dimenticato quello che è stato veramente l'Europa, perché è nata l'Unione Europea, eccetera. Quindi stasera con il professor Carone dobbiamo cercare di ripassare un po' la storia, cioè capire anche l'importanza, perché secondo il mio modesto parere è importante stare nell'Europa, perché appunto gli stati, noi siamo un grande continente, quindi dovremmo essere anche all'altezza di porci nei confronti anche degli altri stati, diciamo, potenti, quindi è molto importante capire il funzionamento. Allora, Presidentessa, per partecipare a questi incontri diamo insomma delle indicazioni anche a chi ci segue, come si può fare, che è aperto a chiunque, bisogna essere soci di questa organizzazione? No, questi incontri sono aperti ai soci, però chi è interessato può anche venire, però l'associazione, la sua attività è rivolta ai soci, quindi naturalmente viene una volta, due volte, però poi si deve condividere, diciamo, aderendo all'associazione, deve condividere la missione dell'Auser, che è quella dell'invecchiamento attivo, quello dell'aiuto reciproco, quello della solidarietà. Quindi noi aiutiamo insomma gli anziani fragili che hanno bisogno di sostegno, che hanno bisogno una mano anche nel svolgimento della vita quotidiana. Quindi siamo aperti a tutti coloro che condividono, naturalmente non sbattiamo la porta in faccia a nessuno, però è rivolta principalmente ai soci dell'associazione. Quindi chi vuole può venire, si può rendere conto di quello che facciamo e può condividere.